Ebbene sì, li hanno insultati per anni. Mentre tutti andavano ad abbronzarsi, loro stavano in casa a studiare. Mentre tutti giocavano con la palla, loro smontavano computer. Mentre tutti flirtavano con le ragazze, loro studiavano il C++ e le logiche dei software. Il mondo era chiaramente contro di loro, ghettizzati, come persone forse troppo intelligenti per essere comprese, forse troppo stupide per godersi la vita. Sì, sto parlando di loro, i nerd e i geek, rispettivamente i secchioni che studiavano un botto e i mega esperti di tecnologia. Solitamente gente con occhialoni, brutte espressioni e una vita sociale non così sviluppata. Ma oggi, sì, proprio oggi, nel momento in cui parlo, è cambiato tutto. Oggi il più nerd e geek di tutti, Mark Zuckerberg, è diventato il più ricco di tutti. E non solo. Pensa che è lui stesso, in risposta ad una madre che gli dice «Dirò a mia figlia di mettersi con un nerd, così forse troverà uno come te», a rispondere «Meglio che sia lei stessa a diventare una nerd». Ecco qui lo screenshot e se lo dice lui, c'è da credergli. Insomma, oggi più sei geek e o nerd, più puoi cavalcare l'onda tecnologica che sta travolgendo ogni cosa. Oggi conoscere il C++ è un motivo di vanto, non più una vergogna. Oggi programmare app fa figo, anzi, fa fighissimo. I coder sono tra le figure più ricercate del mercato e nonostante siano giovanissimi, hanno subito, già usciti dall'università, un valore importante. Ma non solo. Oggi un singolo coder, ben coadiuvato, un po' nerd e un po' geek, può creare potenzialmente imperi, grazie anche al boom delle startup web, dove tra l'altro un bel po' di grano sembra stia cominciando a girare anche in Italia, benché a mio parere siamo un po' nel bel mezzo di una bolla, ma di questo ne parleremo in un altro video. Quindi nel mondo di oggi, per mettere le probabilità di successo dalla propria parte, è bene imparare ad essere un po' nerd, è bene imparare ad essere un po' geek ed è bene imparare ad essere un po' startupper. Allora, visto che in questo video siamo particolarmente ispirati, coniamo un nuovo termine. È bene imparare ad essere dei veri nerdcapper. Beh, ora che lo guardo, nerdcapper è un nome che effettivamente potrebbe diventare una brand. Anyway, il senso di questo messaggio, a parte le sciocchezze di contorno, è solo questo. Nel mondo di oggi, ciò che valeva 20 anni fa e che abbiamo imparato da bambini, non vale più. Oggi conoscere la tecnologia non è solo indispensabile, è diventato, e questo è un bene, anche un vanto sociale. Dunque veramente c'è il vento in poppa per chi vuole impegnarsi in questa direzione. Oggi conoscere la programmazione e lo sviluppo web è forse uno degli asset più importanti che un giovane può sviluppare, perché oltre a garantirgli un lavoro nel breve, gli permette di essere flessibile nel futuro. Non per niente dico ai miei figli che ogni giorno dovrebbero studiare un pelo di Java, giusto per non farsi mancare niente, anziché perdere tempo a guardare i video su YouTube. Sì, sì, lo so che mi faccio male da solo. Insomma, oggi interessarsi alla tecnologia più alle logiche di business e startup web è una cosa decisamente cool. Ecco perché questo mix di nerdcapper è quello che devi inserire anche tu nella tua mente imprenditoriale. Un po' di tecnologia, un po' di logica di sviluppo web e un po' di logica da startupper. Questa è una mente imprenditoriale pronta a fare bene nel prossimo decennio. E visto che io, per botta di fortuna, mi sono trovato negli anni ad essere a tratti un geek, a tratti un nerd, a tratti uno startupper, oggi posso finalmente dirlo e fare coming out. Sì, sono stato io uno dei primi ad essere un fucking nerdcapper. Ecco, l'ho detto, mi sono tolto questo peso. E visto che i nerd sono pieni di simboli super nerd, ho pensato che anch'io dovevo trovare il mio. Se no, che razza di nerd sono? Così ho scelto questo, di chiara ispirazione vulcaniana. Se hai mai visto Star Trek, conoscerai certamente Mr. Spock. Mr. Spock era la persona senza emozioni e dotata di una logica disumana. Tratti utilissimi a chi vuole fare impresa oggi. Per me Spock è sempre stato un modello da ammirare, benché fosse un personaggio inventato. E questo saluto in vulcaniano era il suo augurio Live Long and Prosper. Un augurio bellissimo, molto adatto a qualsiasi mente imprenditoriale. Live long and prosper. Beh, un giorno mentre lo guardavo, la mia mente imprenditoriale malatissima ci ha visto dentro una cosa in più. Guarda qua, questa è una J e questa è una L. JL! Oh mio Dio, sono davvero terribilmente nerd. Beh, d'ora in poi, visto che siamo nell'era dei coming out, potrò salutarti con questo simbolo della mia nerdaggine, che oggi posso sbandierare ai 420. Per ora però il mio ritegno mi impedisce di aggiungere le parole live long and prosper. In fondo sono ancora un padre di famiglia con una reputazione, benché scarsa, che è meglio difendere. Ma prima di salutarti, voglio farti un regalo. Se conosci l'inglese, ti regalo davvero 3-4 minuti di divertimento puro. Guardati il video che trovi nel link in sovrimpressione. È il video di due tipi fumatissimi. Si chiama Nerd vs Geek. Lo trovi su jlmarshall.vi/nerd. Questi sono dei geni. Ti dico questo, guardare il loro video renderà una buona idea aver guardato il mio. Dunque ti lascio in buone mani con un semplice ci vediamo alla prossima da JL Marshall. Oh mio Dio, ma l'ho fatto davvero!